Guardate la via dei musicisti, via Fabrizio De André, poi ci sono un sacco di vie con nomi di cantanti, di autori e di artisti. Non ci troviamo a Firenze, ma nel bellissimo borgo di Torre di Ruggero. Questa è la località, la zona, la frazione di Torre che si chiama Muni. Torre è un grande paese, ma ha tanto territorio, molto molto vasto. E poi se vi capita di andare alle logge, ragazzi, sembra di stare in America, ville stupende, posti incantevoli, ma soprattutto campagne curate, mozzafiato. Un saluto a tutti da GIJ. Guardate, ci troviamo ancora a Muni, eh? Guardate questo edificio, tutti in mattoni, granito. Questi sono gli edifici che raccontano gli anni passati. Adesso ve lo vedete un po' con le erbacce così, ma è meraviglioso. Questi tetti durano per l'eternità, erano tegole fatte a mano e infornate. Lì, guardate, centrale, dove indica il mio dito, c'è ancora la cona dove si metteva il santo protettore della casa. Quindi storie che richiamano non solo l'arte, ma anche la storia di un paese. Io, guardate, se avessi un po' di amicizie particolari nella politica, verrei a Torre Ruggero per dire trasformatolo in un B&B, in un frantoio, in un posto dove degustare dei vini, perché un posto così non va lasciato abbandonato, è meraviglioso, guardate che meraviglia. Ci troviamo in via Sciaro Gambino, che tutti conoscono, di Serra San Bruno, scrittore e giornalista. Oggi è il 4 giugno del 2021, sono esattamente quasi le 7:30, siamo stati a Cardinale, siamo andati sul fiume di Borilli, adesso andiamo alla ricerca di Pipi Di Maio.